che ti portano qualche volta magari ad avere qualche collasso, fatemi passare l'espressione, fisico-mentale, però fa parte del nostro lavoro. Se lo ami, non diventerà un peso per te. Questa pasticceria a me ormai mi conosce da 16 anni. Vivo qua dentro, ho vissuto tantissime ore qua dentro. Calcolate che la pasticceria di questo ristorante della Pergola non era così. Poi c'è stato un momento che mi hanno dato la possibilità di arricchirla. Ci sono stati momenti di ristrutturazione della cucina, della pasticceria, alla quale ho avuto la fortuna di partecipare, di costruirmi questa piccola pasticceria come volevo io. Lo chef mi ha detto: Giuseppe, questo è il progetto, vedi cosa ti serve, dove lo vuoi mettere, e insieme cerchiamo di capire dove possiamo arrivare. Io vorrei porre una domanda a qualche ragazzo, Livia, dimmi se posso, di quanti. Allora, io direi le domande le farei un po' più avanti. Adesso tu stavi parlando del luogo in cui ti trovi, che è un luogo rinomato e amato in tutto il mondo, e questa è una bellissima opportunità se vuoi, se hai modo di farci fare un brevissimo tour col tuo iPad per vedere come è fatto questo tempio della cucina stellata, ci faresti un bel regalo. Come no, perché no? Calcolate però oggi, ragazzi, e non, la cucina è chiusa, cioè noi domenica e lunedì ce l'abbiamo come giorno di riposo. Mi hanno dato la possibilità sia lo chef che l'azienda di poter fare la diretta dal posto dove lavoro giornalmente. Perciò troverete una cucina vuota, estremamente, ringraziando anche l'azienda, estremamente pulita, perché noi viviamo costantemente nell'ordine della pulizia. La pulizia, come mi dicevano una volta i nonni, fa male solamente nelle tasche, perciò il tuo posto di lavoro e l'ambiente che ti circonda deve costantemente essere pulito. Noi oggi, anche con questi eventi del Covid, viviamo sempre con dei disinfettanti vicino, perciò puliamo, laviamo costantemente, ma questa non è solo una questione di essere sempre così, cioè di avere anche nel sangue, perché non vedo in tutti i posti purtroppo una pulizia come la si vede all'interno di un ristorante del genere. Quando io mi muovo, quando io vado in qualche posto, esigo, fatemi passare l'espressione, esigo la pulizia, perché la pulizia già ti rende sereno all'interno dell'ambiente di lavoro. Questa è la pasticceria, ora ditemi voi cosa mi Ecco, conviene fare per farvi vedere il mio ambiente. Stacco qui che ce l'ho sotto carica, perdonatemi. tu Allora, questa qui. se riesci, Sì. facci fare un tour e nel frattempo, magari se ci sono delle attrezzature particolarmente interessanti, puoi collegarle magari a qualcuna delle tue ricette di cui parlerai e poi così se nel frattempo ci dici un po' quali sono i rapporti anche fisici tra la cucina e la tua parte di laboratorio. Certamente. Allora, io adesso vi mostro il laboratorio dove lavoro io. Calcolate che è un ambiente piccolino, sono 26 metri quadri, dove vi faccio vedere l'attrezzatura che c'è all'interno di 26 metri quadri, perché tanti mi dicono, ma per avere quell'attrezzatura tu devi avere un ambiente grande. L'ambiente grande, certo, se c'è, ancora meglio, però noi viviamo in 26 metri quadri e dobbiamo avere quasi tutto, quasi tutta l'attrezzatura, che poi la cucina è grande, la cucina sono 200 metri quadri tra laboratorio, pasticceria e cucina. È normale che se qualcosa non riesco a lasciarla all'interno del laboratorio mio, dove lavoro, la posso mettere o nella cucina cercando di non invadere gli spazi loro, o all'interno del laboratorio poi di ricerca dove noi lavoriamo per fare nuovi piatti, per scoprire consistenze diverse, grazie anche all'ausilio di macchinari che lo chef ha voluto all'interno del ristorante, come una centrifuga a 4.000 giri, un liofilizzatore, un distillatore. Però le cose che ti servono giornalmente e che devi avere vicino per quanto riguarda il servizio, cerco di lasciarlo all'interno della pasticceria. Ora io vi giro la telecamera e vi faccio vedere il laboratorio mio. Allora, aspettate un attimino. Ecco. Allora, questo è tutto il laboratorio nostro. C'è Annalisa che. Annalisa, saluta, non ti preoccupare. Buongiorno. Vedi? Dimmi, ditemi se va bene, Livia, come sto facendo vedere io. Vai, vai. Sì, si vede anche la tua spalla, ma va benissimo. Lo so. Ecco, Ecco, descrivi un po' quali sono, come organizzate, quali sono le attrezzature bravo. salienti. Allora, un tour veloce per poi descrivere il tutto. Eccola. Eccola la cucina.
Questa è tutta la cucina della pergola. E c'è una vetrata. Vedete la pulizia dell'ambiente? Per poi ritornare in pasticceria. Allora, da qui cosa facciamo noi? Calcolate che all'interno del laboratorio noi lavoriamo tutto, dal pane ai dolci alla piccola pasticceria. Ci serve la macchina per impastare il pane, abbiamo la macchina. In questo periodo stiamo facendo anche panettoni, prove di panettoni, per poi arrivare sotto il Natale e omaggiare i nostri clienti, ogni coppia, con un piccolo panettone da portarsi a casa per le festività. Perciò abbiamo E in tempi normali in quanti siete a lavorare lì dentro? Adesso non parliamo di Covid. Allora, in tempi normali eravamo in 5. E come adesso siamo in 3, in 5 più gli stagisti, perciò calcola che c'erano dei periodi che eravamo pure in 7, in 8, anche perché lo chef ha vari ristoranti in giro per il mondo, perciò poi la pergola diventa un punto di formazione. Vengono i ragazzi, vengono gli stagisti, li formiamo per poi mandarli a lavorare dove loro magari non si aspettavano mai di poter andare, che potrebbe essere Dubai, come potrebbe essere Tokyo, come potrebbe essere la Sicilia. Perciò diamo anche la possibilità di far crescere i ragazzi, se hanno voglia di crescere, e poi farli girare il mondo per scoprire nuovi prodotti, nuovi personaggi, nuove persone con la quale un giorno potrebbero confrontarsi e, perché no, crescere anche con loro. Però ripartendo da qui, abbiamo l'impastatrice, abbiamo il forno, di forni ne abbiamo due, perciò uno ventilato per fare le cotture della biscotteria, di alcuni tipi di pane, la baguette, e uno statico dove cuociamo quasi tutto il pane. Perché noi abbiamo 7 tipi di pane che offriamo ai nostri clienti, abbiamo la fortuna di lavorare con il lievito madre, liquido e solido, facciamo delle prove anche per il pane e cerchiamo di crescere anche su quel punto di vista che poi alla fine fa parte del mondo dei lievitati. Però mi ci sono innamorato quasi 18 anni fa facendo un corso col maestro Morandin di questo benedetto lievito madre, da lì poi non l'ho lasciato più e l'ho portato all'interno della pergola, lo porto in qualsiasi posto dove vado. È normale che anche lì ci devi dedicare del tempo, devi avere una dedizione per quel prodotto, per far uscire dei prodotti top poi che vanno al nostro cliente. Girando ancora, abbiamo la macchina del gelato, perché facciamo tutti i gelati noi qui in casa. Abbiamo un microonde che ci serve per temperare il cioccolato, per sciogliere, per scaldare la qualsiasi cosa. Abbiamo 3 colonne frigo. Abbiamo la colonna in negativo sulla mia destra. Abbiamo la colonna centrale che è solamente per il cioccolato e la colonna ultima che è la parte positiva, cioè dove teniamo le creme, quello che ci serve poi per il servizio. Poi girando ancora abbiamo la piccola finestrella. Quella è la finestrella del pass, cioè dove noi iniziamo ad impiattare i nostri dessert per poi mandarli in sala. Dall'altra parte ci sono i camerieri e portano subito il dolce in sala. Continuando a girare, poi è normale che la pasticceria è piena di pozzetti, di frigoriferi sotto banco per poter tenere tutta la linea che ti serve per quanto riguarda la serata o la settimana. Calcolate che noi abbiamo la bellezza di 8 dolci. Ogni dolce ha quasi 12, 10, dipende dalla tipologia di dolce, mise en place diverse. Perciò se tu hai 8 dolci e c'hai 10 mise en place per dolce, hai 80 mise en place da fare, perciò i frigoriferi ti servono. Più ne hai e meglio è. Vedi, abbiamo i frighi sotto che poi giustamente ti portano al servizio. Continuando a girare, abbiamo piccole planetarie da banco che ci servono per il lievito madre, che ci servono per fare piccole quantità di biscotterie e quant'altro, perché voi calcolate che noi lavoriamo su piccole quantità, non facciamo produzioni tipo laboratorio, anche perché se noi abbiamo 70 clienti al giorno, cerchiamo costantemente di dare i prodotti più freschi possibili, e cioè il prodotto che noi realizziamo, che sia una crema inglese come potrebbe essere un biscotto, lo facciamo oggi. Al massimo proprio lo teniamo oggi e domani, dopodomani si rifà. Perciò quando parliamo di una crema inglese per un soufflé, quanta ne facciamo? Non più di mezzo chilo. Servirà per la sera. Se dovesse finire quella crema, si rifà di nuovo domani. Al massimo la tengo domani e la rifaccio dopodomani. Perciò le quantità nostre sono veramente piccole. Mezzo chilo, un chilo di prodotto. Poi c'è Annalisa qui che si appoggia. Continuando a girare, questo è il tavolo
dove noi facciamo tutto il pane, perciò Annalisa lavora qui, Annalisa si occupa del pane dalla mattina alla sera, perciò anche se noi facciamo piccole quantità, ma calcolate che all'interno di un ristorante, se offri 7 tipi di pane e ne fai 4 o 5 kg per tipo, già stiamo parlando di 35-40 kg di pane, che non sono pochi, perché poi calcolate che in un ristorante fine dining non puoi dire mai al cliente il prodotto è finito. Allora, se rimane, domani diventerà bruschetta per noi. Se la speranza è non farlo terminare mai. Quella è proprio una cosa che io dico sempre ad Annalisa, il pane non deve finire. La bruschetta per noi ne possiamo mangiare quante vogliamo. L'importante è che il cliente sia soddisfatto, perché l'obiettivo nostro principale è soddisfare il più possibile il cliente. Il pane è un prodotto importantissimo nella ristorazione, anche perché apre la cena. Cioè diventa, come abbiamo noi scritto nel libro, diventa un bigliettino da visita per il ristorante, perché ci vuole molta cura anche su quel prodotto, perché ripeto che apre la cena ma poi te lo porti fino a fine cena, perciò deve essere più, perdonatemi l'espressione, goduroso possibile, in modo che il cliente possa deliziare il palato anche con quel prodotto. Questo è anche uno dei punti in cui poi noi la parte, diciamo così, relativa ai prodotti nel libro la iniziamo proprio col pane, perché il biglietto da visita del pasto, come hai detto tu. Quindi anche questo è uno dei punti in cui la pasticceria da ristorazione è andata sviluppandosi ed evolvendosi in questi anni, perché il pasticcere deve avere anche delle capacità e delle competenze che sono di fatto anche quelle di un panificatore a tutti gli effetti. Quindi non si tratta più di un pane generico, ma poi ciascun ristorante ovviamente segue le proprie politiche, il proprio indirizzo sul tipo di pane da fare, ma è comunque un pane che deve avere un alto livello. A questo punto ti ringrazio ovviamente per questo giro. Tra l'altro vedo che voi siete separati fisicamente dal resto della cucina, da una vetrata, siete più o meno in un acquario più o meno. Giuseppe, invece in cucina, in tempi normali, quante persone lavorano dall'altro lato dell'acquario? Allora guarda, noi a pieno regime, tra cucina e pasticceria, perciò ti parlo di pre-Covid, eravamo 20-22 persone, perciò una bella brigata. E oltretutto la capacità è anche quella di lavorare in ambienti piccoli in maniera armoniosa, quasi danzare fra uno e l'altro, vero? Ma tu immagina 26 metri quadri, 7-8 persone che lavorano, non è facile, non è per niente facile. È normale che mentalmente tu pensi che cosa? Ma perché non posso avere un laboratorio più grande per poter lavorare bene? Ma il laboratorio che c'è in questo momento è questo, allora devi adeguarti a questi metri e cercare di trovare una strada giusta con tutti i ragazzi. Quasi quasi devi chiedere permesso in 8 e 26 metri quadri, però noi ce l'abbiamo sempre fatta, abbiamo sempre lavorato in armonia, cercheremo di farlo sempre. Giustamente quello che dico io ai ragazzi, perché ho la fortuna pure di trasmettere questo mestiere al di fuori, no? Essendo docente in una scuola, che il collega non si sceglie. Cioè, tante volte ti dicono, vedo a scuola principalmente, però io devo lavorare con lui. Ragazzi, voi dovete lavorare con qualsiasi persona avete a vostro fianco, perché in questo ambiente qui io posso selezionare determinate persone a livello di curriculum o perché li conosco o perché mi rappresentate qualcuno. Però quando quella persona entra all'interno di questo laboratorio, chi sta con me a lavorare deve iniziare a lavorare con questo ragazzo o questa ragazza, perciò si deve trovare bene. È normale che tante volte, sai, il battibecco c'è, perché no? Ma quello fa parte del mestiere, e come tutte le famiglie ogni tanto un piccolo battibecco ci sarà sempre, no? Uno cerca di mediare e di fare in modo che tutti lavorano nel migliore dei modi, però non è sempre facile. Immaginate voi stessi 8 o 5 o 6 in 26 metri quadri. Già tante volte si fa fatica a vivere tra marito e moglie in 70 metri, pensa in 6, in 7 all'interno di 26 metri quadri. Però questo ti offrono e questo devi prenderti, cioè non è che c'hai tante chance. In questo momento qui cosa facciamo noi, pasticceri o cuochi? La democrazia non esiste. Questo è l'ambiente, bisogna lavorare, educati, puliti, e bisogna fare quello che c'è da fare per far sì che, come dicevamo prima, il cliente sia soddisfatto. Ecco, grazie Giuseppe. Come orchestrate invece, parlando a livello di pianificazione e codificazione di un menu? Voi in un anno quanti menu sviluppate e come vi coordinate tra l'executive pastry chef e in questo caso Heinz Beck, che mi fa piacere citare quale padrone di casa?
Allora, Livia, ascolta una cosa. Noi seguiamo fondamentalmente la stagionalità del prodotto, no? Cosa succede? Che sia in cucina che in pasticceria vengono cambiati i menù. Ormai c'è una guada tra me e lo chef, nel senso, io conosco lo chef, conosco i suoi gusti, automaticamente so cosa posso usare e quando lo devo usare. Perché se questo è il momento del tartufo, io devo cercare di fare qualche dolce col tartufo. Se è un momento di cachi, devo fare un dolce con i cachi. E questo segue la stagionalità di ogni prodotto. Adesso la stagione cosa ci offre? Il tartufo, le castagne, i cachi, arance, clementine, mandarini. Allora è normale che tu vai su una linea di quel prodotto che ti offre la stagionalità. Certo, inizialmente non è stato facile trovare una linea guida con lo chef perché non conoscevo i suoi gusti. Oggi è tutto più tranquillo. È più tranquillo perché? Perché dopo 16 anni è normale che conosco quello che lo chef potrebbe accettare all'interno di un piatto o quanto metterne in un piatto. Perché se io so che lo chef non ama, ora vi porto un esempio magari banale, no? So che non ama l'aglio e allora vado a fare un dolce con l'aglio perché tutto è fattibile nella vita. Lo ama poco, ne metto tanto, so a prescindere a priori che lo chef quel prodotto non me lo farà passare mai per andare in menù. Allora poi subentra pure l'intelligenza da parte nostra di saper dosare la materia prima, di saper dosare quanto prodotto mettere all'interno di un piatto per far sì che quel piatto possa piacere a me, piacere allo chef e automaticamente piacere ai nostri clienti, perché un cliente che viene a mangiare in pergola viene sì perché c'è un chef, sì perché c'è una buona cucina, ma perché già conosce la tipologia di cucina, di pasticceria che noi offriamo. Cioè, automaticamente oggi è tutto più semplice. 4 anni fa era ancora semplice, era lo stesso semplice per me, ma perché dopo 10 anni di lavoro con lui, oggi 16, è facile conoscere quello che devo mettere in un piatto. Loro seguono inizialmente la stagionalità, automaticamente la seguirò anch'io con i gusti che piacciono allo chef, perciò per me diventa facile fare un piatto per poi metterlo nel menù. È normale, ragazzi, che se noi abbiamo 8 dolci è difficilissimo cambiare 8 dolci nello stesso momento. Perciò noi abbiamo dei dolci che sono dei must, che il cliente viene con la fotografia e ti dice io vorrei questo. Ci sono cose che non puoi togliere dal menù, tipo la sfera che poi vi farò vedere, quello è un dolce che quando arriva il cliente dal Giappone e ti dice io vorrei questo, l'abbiamo provato a togliere dal menù. Però è un prodotto che in teoria ormai fa subito riconoscere il ristorante, lo dobbiamo lasciare, lo dobbiamo offrire sempre al cliente. È normale che se ci sono periodi dove io metto il lampone per fare la sfera ghiacciata, in questo periodo cerco di mettere, infatti da giovedì parte la nuova sfera con il melograno, che poi è quella che c'è sul libro, no? Cioè automaticamente seguendo la stagionalità offriamo quello che vogliamo al cliente e il problema più di cosa mettere in menù per quanto riguarda lo chef non c'è, perché conoscendoci abbiamo ormai imparato tranquillamente e affinato per poter proporre i gusti che piacciono a lui e che piacciono ai nostri clienti. L'importante è assaggiare sempre, quello che dico sempre ai ragazzi, perché assaggiando è vero che esiste una ricetta, ma calcolate una cosa, che ci sono dei prodotti naturali come il succo d'arancia, il succo di clementino o la ricotta, anche se tu vai a selezionare la ricotta non avrà mai la stessa sapidità. Perciò dico sempre ai ragazzi, abbiamo una ricetta che ci porta 1 chilo di ricotta e poi tutto quello che viene dopo, e ci sarà pure una parte di sale, perché se la compri in Sicilia quel problema non ce l'hai, perché già la ricotta ti arriva sapida. Però in un contesto magari nel selezionare la ricotta che trovi nel Lazio, la ricotta potrebbe essere leggermente meno sapida. Allora, se c'è scritto 0,5 grammi di sale, cosa dovete fare voi? Fare il prodotto, assaggiarlo, e probabilmente io quel 0,5 li devo far diventare 0,8, perché il prodotto è fresco e non ha lo stesso carattere di quello che ci hanno mandato una settimana prima o di quella che noi troviamo in Sicilia per fare i cannoli siciliani, la cassata e quello che volete voi, o mangiarla su una fetta di pane, per carità, su quello non ci sono problemi. Poi dimmi tu, Livia, se vuoi sapere altro io a completa disposizione, però qui potremmo parlare ore e ore dei miei 16 anni trascorsi all'interno di questo ristorante. Poi hai detto una cosa interessantissima, che tra l'altro anche in tutti gli anni, i nostri anni di organizzazione di concorsi, regolarmente i componenti delle giurie consigliano ai ragazzi, cioè
non fare solo dei bei progetti che sembrano belli sulla carta, ma di assaggiare materialmente quello che fanno. La maggior parte delle volte, quando qualcosa non funziona o qualcosa non va bene, la domanda è: ma tu l'hai assaggiato? La risposta è no, a volte anche con una punta d'orgoglio, come se non assaggiare le cose e farle a memoria fosse un qualche cosa che fa punti, mentre invece semmai li toglie i punti, perché non si è mai abbastanza esperti o troppo esperti per non assaggiare, o tanto bravi da saper fare le cose a memoria. Quindi hai detto una cosa assolutamente fondamentale, quindi non ritenersi mai al di sopra di, e poi controllare i prodotti e essere perfettamente consapevoli delle caratteristiche delle materie prime, della provenienza delle materie prime, delle varietà delle materie prime, quindi conoscendo la tecnica e le materie prime si può cominciare a procedere per poi innestare la creatività. Quindi smettila di chiacchierare e lavora. Cosa si fa oggi? Ma lavoro io, faccio lavorare Annalisa. Già, Annalisa, a proposito, che la vedo riflessa nel frigo. Eccola. Ciao Annalisa. Ciao. Allora, raccontaci. Annalisa è timidissima, si vergogna, mi sta massacrando già con calci, no? Non si vedono. Allora, Annalisa, calcolate che ha iniziato 4 anni, non diventare così tranquilla. Mi ha detto Lucilla che oltre la faccia non ci puoi rimettere niente. Stai tranquilla. 4 anni fa ha fatto il corso a scuola con me, poi sai, noi docenti cerchiamo 5 anni fa, di guardare quello che fanno i ragazzi. Perciò dico sempre ai ragazzi, quando voi fate scuola, andate a scuola, cercate di dare sempre il meglio di voi. Io mi ricordo che ho 39 anni, ho fatto scuola, ne avevo 14, perciò 25 anni fa, io ero il pezzemolo all'interno di qualsiasi. Quando lo chef parlava, diceva: chi vuole fare? Io. Chi vuole venire prima per accendere i forni? Perché calcolate, il forno statico necessita almeno 40 minuti di accensione prima che inizia a lavorare, no? Cioè, chi viene a scuola? Io. Chi fa le pulizie? Io. Io ero sempre quello che... È normale che quello chef mi ha preso, mi guardava con un occhio diverso, che c'eri sempre, ti contavi sempre, avevi voglia di imparare. Allora la mia esperienza la feci grazie al mio chef di scuola Roberto Bambara, che mi portò a lavorare con una gelateria a Giardini Naxos. Annalisa era una di quelli, c'è sempre. Allora io da lì ho avuto un occhio di riguardo per lei, per carità, se posso aiutare tutti lo farei volentieri. Però ho avuto un occhio di riguardo, l'ho portata a lavorare con me. La prima cosa che ha fatto è fare uno stage a scuola. Cioè ha fatto il corso, mi ha fatto da assistente al corso, ed è quello che devono fare tutti i giovani. Cioè esiste la gavetta, bisogna fare la gavetta senza guardare niente. Ma le ore di lavoro, ma la domenica o andare a mare. Quella è una cosa che vorremmo fare tutti. Però questo lavoro non ti permette di poter fare determinate cose che fanno altre persone che fanno un altro mestiere. Allora da lì l'ho portata a fare uno stage in pergola, dopo lo stage scolastico, e lavoriamo insieme da quasi 4 anni e mezzo, con la scuola sono 5 anni. Piano piano ha avuto voglia di crescere anche lei. Se tu hai voglia di crescere, io ho voglia di trasmetterti il mio sapere, no? Perciò camminiamo di pari passo e oggi Annalisa è la ragazza che si occupa, la collaboratrice che si occupa a 360 gradi del pane all'interno del ristorante La Pergola. È normale che io faccio sempre da supervisor, perché ci potrebbe essere qualche problema. Però ha preso le redini in mano e riesce a gestire quella che è la piccola parte di panetteria all'interno del ristorante. Inizia la mattina presto, finisce la sera tardi. Dalla mattina fino alle 18:00-18:30 si occupa del pane. Poi ce l'ha una mano a fare il servizio, però ha voglia di crescere. Voglia di crescere cosa vuol dire? Voglio fare il cioccolato, voglio fare il cremoso, voglio fare la qualsiasi cosa, per far sì che questo diventa un lavoro a 360 gradi per Annalisa, perché lei non vuole crescere come panettiera. Gli piace fare il pane perché all'interno del ristorante deve saper fare pure quello, che un fine dining non deve andare a comprare il pane. È normale che deve avere la possibilità di poter avere una persona che si dedica al pane. Perché se io fossi stato da solo all'interno di questo posto, non potevo fare 16 tipi di piccola pasticceria, 8 dessert al piatto, 7 tipi di pane, più tutto quello che poi serve all'interno del ristorante. Perché la cucina ha bisogno del pan brioche, bisogna fare il pan brioche. Esiste il pane per accompagnare tutti i formaggi che ci sono all'interno del ristorante, lo deve fare sempre
la pasticceria, cioè il lavoro in una pasticceria, ragazzi, è tantissimo, non si ferma solo al dolce al piatto, ma calcolate che se si fermasse solo a quello ti basta, perché se 8 dolci, come dicevamo prima, hanno 80, 90 mi sembrasse diverse da fare, già il lavoro c'è. Poi ci si affianca il pane, tutta la biscotteria, e offrendone 16 tipi a persona, per nei momenti proprio pieni, noi facevamo 70-65 coperte al giorno, fate un calcolo, 16 per 70, quanti biscotti, pralinerie e quant'altro, tu devi fare al giorno.